solo dell'International GT Open da Hockenheim, per quello che hai rifatto il terzo round della stagione dopo l'apertura di Le Castellet. Griffin che riesce a prendere la prima posizione dalla pole di Tom Oslund Cole, Ferrari che vola al comando, incidente però tra gli hangar over che di fatto sospende la corsa nella prima parte, un brutto contatto però senza conseguenze per i piloti. Alla ripartenza il tentativo di recupero da parte delle Lambo sulle McLaren, un confronto che vede Albert Costa riuscire ad avere la meglio nei confronti sia di Kodair che del compagno Michael Grenier, che avrà poi un handicap da scontare al cambio piloti per la vittoria derivante dal Paul Ricard. Al cambio rientra anche Eddie Cheever, che porta a casa questo bellissimo sorpasso nei confronti di Poller nella sua gara di casa. Con questo invece il passaggio che vale la vittoria di Andres Saravia nei confronti di Duncan Cameron, posizioni poi di fatto congelati con il sorpasso di Altoe nei confronti di Chavez, ma il pilota italiano dopo questa spettacolare manovra sarà penalizzato di 3 secondi per aver superato il limite della pista. Si lancia anche Sidler al sorpasso di Turner al debutto in campionato in arrivo dal Mondiale Endurance dove guida un Aston GT2, e così matura la prima vittoria per Andres Saravia e per la McLaren nel team Theo Martin, che riescono dopo il ritiro di Paul Ricard a portare a casa degli ottimi punti per il campionato. Thank you.